Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati su Imperator Rome. Niente, ci lanciamo subito continuare la nostra campagna d'Egitto, che finora sta andando davvero abbastanza bene, perché negli ultimi episodi siamo riusciti a strappare buona parte della Grecia all'Impero Macedone, ingrandendo parecchio i nostri confini. Adesso, in questo episodio, l'obiettivo era quello di andare a menare brutalmente l'impero di Talmud. L'impero di Talmud, ma c'è una roba là in mezzo che senza gente. L'impero di Talmud deve essere eliminato per il fatto che ha rapito mia sorella, cioè più che rapito ha permesso che essa scappasse. Quindi dovrà essere punito per questo e ricondotto sotto l'egida egiziana, insomma. Anche perché poi dopo questa parte qua potrebbe esserci molto comoda per l'espansione in Blemmia e comunque per un futuro passo, salto verso l'India. Ecco. Detto questo, allora... c'è subito un evento. After weeks of nervous looks and... No, sembra che qualcuno dica come al solito non sei abbastanza brava per stare al potere. Allora, possiamo perdere. Direi questa qua. Tanto comunque abbiamo un po'. Vediamo se ha preso qualche caratteristica. Forgiving. Ok, perde uno di finezza, ma più uno di carisma. E ci diminuisce la tyranny. La finezza ci serve a qualcosa in questo momento? Ah sì, perché aumenta questa. Mareu, vabbè. Non lo sapevo degli eventi. Cioè di come Forgiving e... e Vengeful modificasse. Probabilmente Vengeful ha meno carisma ma più finezza. Beh, ci sta. Allora, ciao Nicostrata, guarda che carina. Detto ciò, la pausa posso anche toglierla. Comunque, come sono messi loro? Hanno 52 corti, che è un discreto numero, devo dire. Avendo bisogno di parecchia gente, chi posso in questo momento staccare delle mie truppe per poter lavorare a un'espansione in quella zona? Probabilmente mi conviene muovere queste, però la Frigia è in un ottimo momento, ha tante corti, ha poco manpower ma ha tante corti, quindi direi che forse non è proprio la cosa più conveniente mantenere. Quanti guadagni abbiamo? Più 28, potremmo anche pensare a fare una nuova armata se già non l'avevamo messa in costruzione. No, forse addirittura una l'avevamo già fatta di armata per la guerra di Grecia. Può darsi. Adesso ne abbiamo due qua sotto, vero? Sì, una è questa qua. Allora, no, ma ne avevamo fatta anche una di recente. E questa qua forse è quella che abbiamo fatto di recente? Sì. Sì, io ne farei quasi quasi un'altra uguale. Allora, facciamo... 10 di Light Cavalry, 5 di Light Infantry e 5 di Archers. I 10 di Light Cavalry sono quelli che ci impegneranno più tempo. 10 di Light Cavalry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, abbiamo abbastanza zone con i cavalli come risorsa. 2, 3, 4... 5 e 5 arcieri. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. E facciamo una nuova armata, un altro Stratos. Vero che abbiamo questi 5.000 spersi là in Grecia, però vabbè. Possiamo anche tenerli là. Abbiamo appena dato tanto a prendere il ferro, adesso non lo stiamo neanche utilizzando più di tanto. Allora, siamo pronti?
soldi e manpower ne avevamo abbastanza, guadagniamo 1000 di manpower al mese circa. Quindi vuol dire che in 2 anni abbiamo recuperato tutto quello, no? Tu togliti, ok, voi invece radunatevi qua. Nella capitale della Galilea. Bisogna diminuire un po' l'aggressive expansion, già. C'è più gente che supporta Democle Slagide. L'altra volta avevamo cercato di convincere un po' di gente a cambiare lato, ma cioè è cambiato un po' il discorso, ma non in modo successivamente importante. Ah, oddio, hanno dovuto cedere un territorio alla Mauria perché li hanno minacciati di entrare in guerra. Qua c'è il regno di Palmira. Da quando è che è nato il regno di Palmira? Ah. Non posso fare un'alleanza perché sono meno forti di me, ma sono alleati con qualcuno? Con la Sofene. Ok, e con la Siria Cirrestice. Ok. Ed è in una lega difensiva con anche loro. Ok. Per raggiungere della gente come stato soggetto. Oh, hanno un'opinione bassa, quindi no. Base meno 130 e rank meno 20. Perché è una monarchia. Forse per quello. Boh. Però. Ah, quindi se noi facciamo un casus belli, facciamo. Per esempio, qua noi abbiamo un casus belli su di loro, vero? Non abbiamo casus belli? Seri? Ah, quella è la rabbia ad Sinus. Questa è la rabbia marittime. Questa è la rabbia petrea e questa è la rabbia relicta. Rabbia petrea o rabbia relicta, quindi? No, rabbia petrea questa zona qua. È giusto quella piccola zona là, qui c'è un impassable terrain, tra l'altro. Mentre invece questa è la rabbia relicta. Ma facciamo un claim sulla rabbia relicta? Sì. Allora, brigade claim sulla rabbia relicta. Ora possiamo fare un threat and war. Dobbiamo aspettare che torni il diplomatico. Ma non vorrei farlo comunque, voglio solo vedere un attimo come funziona. Ah, dobbiamo mettere tra l'altro un generale qua. Uno di quelli potenti. Dai, questo va bene. Ha una discreta lealtà, è un po' corrotto, ma ha una discreta lealtà. Allora, li metterei qua sotto. Questi, tra l'altro, essendo molti cavalieri, dovrebbero muoversi parecchio in fretta. Allora. Continuo a prendere della roba e Mauria per Ah, è molto interessante questa roba qua. Ci dà dell'aggressive expansion, probabilmente sì. Possiamo fare sta roba qua con i Proviamo un attimo a vedere, scusa, dacci Erascum. Vediamo cosa dice.
Ah, ci ha lasciato Erascum? Ma buonissimo! Erascum è nostra, quindi adesso. E abbiamo bisogno di un governatore per quella zona là. Mettiamo questo Petusbat. Ma easy. Aveva anche un forte Erascum, se non sbaglio, eh. Sì, abbiamo guadagnato un forte e gli abbiamo tolto loro così a gratis. Ma è buonissima sta cosa, dovrei sfruttarla più spesso. Allora, prima di andare in guerra vorrei... No, vabbè, lasciamo passare un po' di tempo, tanto non è un problema. A meno che loro lo sotto non prendano tritto, ma non sono ancora arrivati. Allora, esperienza iniziale, fort maintenance meno 10%, starting experience, national commerce income, national citizens output, national slave output, tribe income, change governor policy, all triumph cost. Ma sono tutte meno interessanti di quello che potrei sperare, insomma. National citizen happiness più 5%. Col omen cost meno 10%. Sì, ma tanto ho abbastanza di tutte queste risorse. Aspettiamo un attimo che salga di livello di queste cose qua. Qua com'è messo? Ha solo 5, ma non possiamo mettere qualcuno di più potente. Tipo lui. Non che ci fa una scorned family adesso. Più che altro perché ho proprio voglia di migliorare parecchio quella roba là. Che li prendono attrito qua. Ma se andiamo quasi a 164 come eravamo prima. Wow. Prendiamo 200 persone di attrito. Qua ne prendono di attrito. Sì, perché è desertica questa zona. Quindi io direi che mandiamo subito loro in avanti. E poi facciamo una cosa. Ma invertiamo questi due. Ah, questi mercenari che sono mercenari. Quindi se muoiono ce ne frega poco o niente. Li spostiamo qua in su. E questi li muoviamo là. Così che i mercenari entrano in Aramawa. E mentre invece con lo Stratos entriamo in Aylat. Oh, ci siamo? Vediamo un attimo se siamo quasi vicino alla... Dov'è la tecnologia qua? Technology. Quanto ci manca? Marzo 560. No, beh, ci mancano ancora parecchi mesi. Allora facciamo che dichiarare... Aspetta, ok. Apis sta diventando un'importante città mercantile. O appaiono due cittadini, o dei freemen macedoni, o degli schiavi macedoni. Oppure al più 0,25% fin per 20 anni. Dov'è Apis? Perché ho il blocco maiuscolo? Boh. Ah, dov'è questo Apis? Quindi ben detto. Ok, questa qua. No, scusami. Apis, quanta gente ha? C'ha 8 persone, per cui non è che sia poi così. Più 0,25 di 8 persone non è un Kaiser. Facciamo due. Cosa abbiamo? Due cittadini, o due freemen, o due tribesmen, o due slave. Due schiavi, ci sta perché non avevano schiavi là. Vabbè, possiamo anche togliere la pausa. Andiamo un attimo di nuovo in qua. Vediamo. Sì, vabbè, tanto prima che finiamo questa guerra qua ci vorrà un bel po'. Take rabbia relicta. Ok, va bene. Allora, subito pausa. Andiamo in qua. Anche perché questi hanno solo un generale di livello 6, non è una roba potentissima. Quindi. Li terremo nelle retrovie, insomma. Forti, dov'è che sono? Ah, non avevano forti, mi sa loro, eh. No, ma sono in guerra con qualcuno? No, questo è un forte, ok, quello diceva. Sì, hanno due forti. Allora, il problema è che è zona desertica, quindi verosimilmente prenderemo parecchio attrito.
Desert Sands anche. Prenderemo parecchio trito, mi sa. Ma essendo deserto lo prenderanno anche loro. Si rimpolvono questi, si stanno marciando? Forse no. Boh. Questi prendono attrito qua, sì. Anche là. Magari mettiamoli qua che sono un po' più vicini. Credo. Sarebbe comodo avere una ventina di navi in modo da portarli di qua, ma ci vuole parecchio tempo per fare tutte quelle navi. Teniamo d'occhio l'ora per non fare dei video di 70.000 milioni di minuti. Oh, qua prendono ancora tantissimo attrito, quindi no, vi ho detto qua. Ok, Marshall Advance, allora voglio solo vedere, vabbè, lasciamoli andare. Se ho qualcosa di interessante, Fort Defense più 5%, Siege Engineers, andrei di Siege Engineers che mi sembra molto buono. Stiamo perdendo manpower adesso perché qua abbiamo un sacco di attrito. Non sarà una guerra facile, no? Direi che ci conviene prendere un po' e poi ritirarci in modo da mando quelli là veloci. Sono delle zone molto brutte. Ci sono delle zone con dei territori un po' più. Sì, facciamo, teniamo le Olimpiadi di nuovo. Queste dovrebbero essere un po' migliori, ecco. Quelle sono delle buone zone, Hegra e Tamat, ma non penso che arriveremo fin là. Allora, direi che l'obiettivo potrebbe essere di prendere un paio di queste che confinano su una sola. Cioè, ma ecco, magari arrivare a questo livello qua, con questa espansione. No, così. In modo che da qua possono poi entrare direttamente da là e là, senza prendere troppo attrito, perché penso che qua non ci sia troppo attrito. Ma Desert Sand, sono anche qua le Desert Sand. Porca miseria. È una zona bruttissima dove andare a impegolarsi in una guerra. I loro stanno facendo parecchie corti nel mentre. Non vorrei morirci tutti di attrito, cioè perderli tutti di attrito. Vorrei aspettare un attimo qua a vedere se i mercenari si rifillano un pochettino. Qua ho perso 2000 uomini. Ci sono delle zone dove non abbiamo il Desert Sand? No, dappertutto. Che zone meschine per andare a impigliarci in una guerra, porca miseria. No, mi sa che qua muore solo gente senza che ne guadagniamo nulla. Ci stanno anche venendo addosso, forse. Credo che questa guerra è molto più difficile di quanto l'avessi calcolato all'inizio. Fortuna che arrivano i nostri vassalli nel mentre che se tutto vede bene ci daranno un pochettino di. No, sono tutte con questo malus, porca miseria. Questo è un impassable terrain. Quello non c'è abbastanza gente per. Per pigliarla.
Quanto mi costerà fare questa pace? Ne bisogna almeno 10. E siamo solo 8. Oh, detto questo, io direi che per questo episodio può essere tutto. Vorrei non fare degli episodi troppo lunghi, che sennò si protraggono per un'eternità di minuti. Io vi invito a lasciare un mi piace e a seguirmi nel prossimo episodio di Imperator Row per vedere come andrà a finire la guerra contro Tamud. Una guerra davvero di logoramento, da quello che abbiamo visto. Ciao a tutti e buona giornata.